dall'inizio di quest'anno, quindi del 2014, abbiamo questa grande novità, una camera unica arbitrale con i professionisti, quindi notai, avvocati e commercialisti, era chiaramente la Camera di Commercio. Una novità nel panorama nazionale che dà il senso anche dell'unità sul territorio di tutte queste forze a favore, diciamo, delle imprese che vogliono inseriscono, diciamo, la clausola arbitrale nei loro contratti e che quindi vogliono risolvere le controversie in maniera non tradizionale, quindi non ricorrendo ai tribunali con i tempi che sappiamo lunghissimi, ma con un procedimento snello e di assoluta qualità. Le convenienze di un procedimento arbitrale sono molte, intanto sui tempi. Noi abbiamo previsto anche nell'ambito del regolamento sia un arbitrato rituale sia un arbitrato veloce nelle ipotesi in cui le controversie siano di più facile soluzione, e soprattutto un meccanismo di costi chiari e predeterminati in modo che i cittadini sappiano prima cosa vanno a spendere. Non solo c'è maggior certezza, ma anche un risparmio per le imprese rispetto ai costi della giustizia tradizionale, un risparmio sia in termini economici che in termini di tempo, oltre che avere la consapevolezza di avere un team di qualità che gestisce queste controversie. Il regolamento della Camera Arbitrale che abbiamo costituito prevede un termine massimo di 6 mesi che può essere derogato esclusivamente per situazioni particolari, se ci fosse un'esigenza istruttoria, una consulenza tecnica complessa, e solo sul consenso delle parti. Quindi, insomma, rispetto agli attuali tempi di giustizia, anche questo è un vantaggio che le parti sanno di poter utilizzare. È una delle prime volte in cui i tre ordini che rappresentano le tre principali professioni giuridico-economiche decidono di fare qualcosa insieme, insieme anche alla Camera di Commercio, che è l'altro soggetto importante. È un evento fondamentale, perché ormai coi tempi di oggi non ci possono essere divisioni o contrapposizioni fra gli ordini professionali, e quello che io e gli altri colleghi presidenti abbiamo portato avanti è proprio il principio, nei limiti del possibile ovviamente con le differenze specialistiche delle nostre professioni, di vivere la professione nell'ambito di una unità di intenti. È fondamentale che la mentalità dell'arbitrato entri nella cultura innanzitutto dei professionisti, che devono includere clausole anche, diciamo, negli statuti eccetera eccetera, dei professionisti e dei cittadini. Ci vorrà un po' di tempo, ma io sono estremamente fiducioso. Il notariato che partecipa appunto alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Firenze ha predisposto delle clausole da diffondere ai propri iscritti, perché appunto in certe situazioni vengono inserite negli schemi contrattuali, facendo chiaramente, lasciando libero gli operatori di utilizzarle o non utilizzarle. Nelle nostre clausole in genere tendiamo a predisporre più step, più passaggi di giustizia alternativa, passando sia dalla mediazione che in via subordinata dall'arbitrato stesso. La Camera di Commercio di Firenze da tempo si occupa di arbitrato internazionale, però l'ha fatto sempre per ora in convenzione con la Camera Arbitrale di Milano. Vista l'alleanza che abbiamo fatto e quindi questo accordo con i professionisti locali, abbiamo le carte in regola per aprire anche qui da noi una, chiamiamola così, una sezione speciale di arbitrato internazionale, che permetterà quindi a tutte quelle imprese che ormai per forza hanno il mondo come interlocutore, come casa, di accedere a una giustizia rapida pur in presenza di contratti internazionali. Quindi per noi è una svolta importante, ma soprattutto per le imprese, direi, del territorio.
penso sia un momento di quelli che si ricorderanno, perché pensando, venendo dall'impresa e lavorando con qualche multinazionale, si sentiva dire che il motivo per cui non si investe in Italia non è tanto dal problema noto populista dell'occupazione, quindi dei famosi articoli 18 non 18, quanto per la giustizia che si rischia di rallentare e non garantisce il buon esito di certe relazioni.